Normandy, mi ricevi? Qui è Joker. Il segnale è debole, comandante, ma ti sentiamo. Ida, puoi riportare online le torrette difensive della colonia? Gli errori nel software di calibrazione possono essere facilmente risolti, ma ci vorrà del tempo per portare le torrette a piena potenza. Raccomando un atteggiamento difensivo. Non potrò mascherare l'aumento di potenza del generatore. Venone, lei sistema le batterie mentre a noi tocca il lavoro sporco. Qualche consiglio utile? Solo uno. Rinforzi nemici in avvicinamento. Le consiglio di preparare le armi. Preparatevi, ne arriveranno altri. Non può essere finita. Ne arriveranno altri. Mi serve quel sistema online. Non so cosa sia. Chiama Tieniti alla mano. Nessun problema. Batteria antinave Guardian al 100%. Ho il controllo. È inefficace. Questo ti servirà.
Non lasciarli fuggire! Non possiamo farci niente. Sono decollati. Lì dentro c'è mezza colonia. Hanno preso Aegam, Sam e Lilith! Fa qualcosa! Non volevo che finisse così. Ho fatto il possibile. Nessuno avrebbe saputo fare di meglio, Shepard. Shepard? Aspetta. Lo conosco quel nome. Ma certo, mi ricordo di te. Sei una grande eroina dell'Alleanza. Il comandante Shepard, capitano della Normandy, il primo spettro umano, salvatrice della cittadella. Sei al cospetto di una leggenda, Delan, e di un fantasma. Oh, con tutta la gente che abbiamo perduto, dovevi salvarti proprio tu. Al diavolo, ne ho abbastanza degli agenti dell'Alleanza. Pensavo che tu fossi morta, comandante. Lo pensavamo tutti. Ne è passato di tempo, Ash. Come stai? È tutto ciò che hai da dire. Ricompari dopo 2 anni e parli come se non fosse successo niente. Ti avrei seguita ovunque, comandante. Crederti morta è stato un duro colpo. Perché non mi hai contattata? Perché non mi hai fatto sapere che eri viva? Non avevo scelta. Ho trascorso gli ultimi 2 anni in coma mentre Cerberus mi ricostruiva. Ora lavori con Cerberus? Non posso credere che i rapporti fossero fondati. Rapporti? E tanti saluti alla segretezza. L'intelligence dell'Alleanza riteneva che ci fosse Cerberus dietro le sparizioni delle nostre colonie. Secondo una soffiata ricevuta, questa sarebbe stata la prossima. Anderson ha cercato di tenermi all'oscuro, ma giravano voci secondo cui non eri morta. Stavi lavorando per il nemico. Cerberus e io vogliamo la stessa cosa, salvare le nostre colonie. Ciò non significa che io sia ai loro ordini. Lo credi davvero? O è solo quello che Cerberus vuole farti credere? Volevo credere che tu fossi viva, ma non mi sarei mai aspettata questo. Hai voltato le spalle a tutto quello in cui credevamo. Ash, mi conosci. Sai che agirei soltanto per la giusta causa. L'hai visto tu stessa. I collettori stanno prendendo di mira le colonie umane e lavorano con i razziatori. Vorrei crederti, Shepard, ma non mi fido di Cerberus. E mi preoccupa che tu lo faccia. Che cosa ti hanno fatto? E se ci fossero dietro loro? Se lavorassero con i collettori? Tipico dell'Alleanza. Siete così prevenuti nei confronti di Cerberus da non vedere la vera minaccia. Vedo che non sentirai ragione. Ricompari dopo 2 anni e mi dici che lavori con Cerberus. Dove starebbe la ragione in tutto questo? Sei cambiata. Ma io so ancora dove riporre la mia lealtà. Sono un soldato dell'Alleanza. Ce l'ho nel sangue. Farò rapporto alla cittadella. Lascerò che siano loro a decidere se credere o meno alla tua storia. Avrei bisogno di qualcuno come te nel mio equipaggio, Ash. Sarà come i vecchi tempi. No, non credo. Non amo particolarmente gli alieni, ma Cerberus è nota per il suo estremismo. Non lavorerò mai per un gruppo simile. Arrivederci, comandante. Buona fortuna. Joker, manda la navetta a recuperarci. Ne ho avuto abbastanza di questa colonia. Shepard, ottimo lavoro su Horizon. Con un po' di fortuna i collettori ci penseranno 2 volte prima di attaccare un'altra colonia. Non è una vittoria. Abbiamo interrotto i collettori, ma hanno comunque rapito mezza colonia. Sempre meglio che l'intera colonia, e più di quanto abbiamo mai ottenuto dall'inizio delle sparizioni. Ora i collettori saranno più cauti, ma credo che troveremo un altro modo di attirarli allo scoperto. Ash ha detto che l'Alleanza aveva ricevuto una soffiata su di me e Cerberus. Sei stato tu? Potrebbe essermi sfuggito il fatto che eri vivo e con Cerberus. Hai messo in pericolo le vite dei miei amici, del mio equipaggio e dell'intera colonia?
tutto questo solo per attirare i collettori? Un rischio calcolato. Sospettavo che i collettori stessero cercando te o le persone legate a te. Ora ne ho la certezza. Te l'avevo detto che non avrei aspettato mentre i razziatori e i collettori guadagnavano forze. Inoltre, avrebbero comunque attaccato un'altra colonia. Senza alcun modo di prevedere quale, avrebbero rapito tutti quanti. Dobbiamo assicurarci che non rapiscano nessun altro. È il motivo per cui voglio che i collettori vengano fermati. È per questo che lo facciamo, Shepard. Sto concentrando tutte le risorse per trovare un modo di attraversare il portale di Omega 4. Dobbiamo colpirli a casa loro. La tua squadra dovrà essere forte e risoluta. Non potranno esserci ripensamenti. E lo stesso vale per te. Posso supporre che tu ti sia lasciata alle spalle le tue relazioni passate? Non sono affari tuoi. Se influiranno sulla missione, meglio lasciarsele alle spalle. Shepard, quando troveremo il modo di attraversare il portale di Omega 4 per raggiungere il pianeta dei collettori, non c'è garanzia che possiate tornare. Per avere qualche speranza di sopravvivere, tu e la tua squadra dovrete essere davvero determinati. Lascia che sia io a preoccuparmene. Tu devi solo trovare il modo per raggiungere il pianeta dei collettori. Voglio solo essere onesto sulle probabilità. Avrai bisogno che tutti siano al meglio. Ti ho inviato altri 3 dossier. Continua a riunire la tua squadra mentre cerco il modo di attraversare il portale. E fa attenzione, Shepard. I collettori ti terranno d'occhio. Immagino che dovremmo farlo davvero. Attraversare il portale di Omega 4 e affrontare direttamente i collettori. Non vedo l'ora. Tuttavia, dopo ciò che quei bastardi hanno fatto su Horizon, ti fa riflettere. Sono potenti, ma abbiamo un paio di assi nella manica. Se c'è qualcuno che può fermarli, quelli siamo noi. Non discuto, comandante. È solo che Horizon ha lasciato il segno. Ciò che stiamo facendo, quello che ci attende, dovrò occuparmi di alcune faccende in sospeso. Immagino che anche gli altri provino lo stesso. Chiudere ciò che è incompiuto, capisci? Comandante, mi dispiace, sono un po' distratto. Questioni personali non influiranno sui miei doveri. Ho sempre tempo per il mio equipaggio. Che succede? Come dicevo, è una questione personale. Non voglio sprecare il nostro tempo in una stupida ricerca, ma... L'altra notte un fantasma mi ha fatto visita. Un familiare. Ti ascolto. Il mio diario personale ha ricevuto notizie sulla Hugo Gernsback, la nave su cui serviva mio padre. La settimana scorsa ha inviato una richiesta di soccorso. Shepard, quella nave è scomparsa 10 anni fa. All'epoca non parlavo con mio padre da 3 anni. Ho sepolto tutto, a parte il suo corpo. Potrebbe trattarsi di un segnale di soccorso automatico. È passato troppo tempo. Forse saresti più contento se tuo padre fosse ancora vivo. Non ci siamo frequentati molto e non ho brutti ricordi legati a lui. Ormai è una ferita rimarginata. Ma se è ancora vivo e ha bisogno di aiuto. Inoltre, di solito le richieste di soccorso non vengono trasmesse alla Normandy. Questa è arrivata nel mio diario personale attraverso i filtri di Cerberus. Possibile che ci sia di mezzo Cerberus? Chi ti ha passato l'informazione? Dubito che l'uomo misterioso terrebbe in sospeso un'operazione diretta tanto a lungo. Se c'è un legame, deve trattarsi di soldi. Cerberus ha bisogno di molti finanziamenti per progetti come te. Chiunque sia stato, ha coperto le proprie tracce. Forse qualcuno cercava un favore, oppure pensava di turbarmi. Da quelli possiamo aspettarci di tutto. Non andavi d'accordo con tuo padre? Non accampava scuse, glielo riconosco. Ha fatto uno sbaglio e l'ha riconosciuto, anche se ha continuato a commetterlo. Ormai i nostri problemi appartengono al passato. Ci ho messo 10 anni per diventare quello che sono. E lui non si è più fatto vedere. Parlami della Hugo Gernsback e di cosa stava facendo.
Era una fregata privata. Quando scomparve, non emerse nulla di rilevante sulla sua missione. Era una semplice operazione di ricerca e occupazione. Trovare un pianeta inesplorato, rivendicarlo e creare in fretta un avamposto più grande possibile per tagliare fuori eventuali concorrenti. Credo che ne avremo il tempo. Invia le coordinate a Joker. Grazie, comandante. Probabilmente troveremo solo un po' di ossa polverose, ma almeno così non ci penserò più. Shepard, come posso aiutare? Hai un minuto per me? Sì, molto volentieri. Prima parlato di lavoro. Periodo con squadra operazioni speciali. Studiavo genofagia. Forse non interamente sincero. Omissione. E forse altre menzogne. Ma chiarimento necessario. Missione troppo importante per avere segreti. Lavoro su genofagia molto più di semplice studio. Immaginavo che non mi avessi detto tutto. Scusa, informazioni riservate. Ma tu meritato storia completa. Devi conoscermi, sapere cosa posso fare, cosa ho fatto. Non mentivo del tutto. Inizialmente ho fatto solo ricognizione, poi ho scoperto dati. Preoccupanti. Popolazione Krogan cresceva più rapidamente di quanto previsto. Krogan si adattavano a genofagia, malattia in recessione. I Krogan si sono semplicemente evoluti o i loro scienziati hanno trovato una cura? Scienziati Krogan? Mai incontrato uno degno di tale nome? No, evoluzione naturale. Fisiologia Krogan è estremamente affidabile. Surplus di organi, sistemi ausiliari, rigenerazione cellulare. Genofagia come qualsiasi altro ostacolo naturale, superato da evoluzione. Cosa ha fatto la tua squadra quando ha scoperto che i Krogan stavano sconfiggendo la genofagia? Condotto personalmente squadra scientifica. Genetisti, chimici, sociologi, matematici. Creato nuova versione di genofagia. Rilasciata su Tuchanka e altre aree Krogan. Ristabilizzato popolazione Krogan. Come avete diffuso la genofagia modificata? Operazioni segrete, ospedali, centri clan, scorte d'acqua. Molto difficile. Pochi Salarian su Tuchanka. Squadra scoperta diverse volte, liberata con forza, arduo. Meglio quando cose andate come previsto. Come funziona la genofagia modificata? Evoluzione Krogan inserito codice genetico fasullo in siti d'attacco di genofagia. Modifica ha creato altre aree per attirare il codice genetico fasullo. Lasciato siti puliti, operativi. Ottimi risultati. Se i Krogan sono così pericolosi, perché non li avete sterilizzati direttamente? Non criminale di guerra, non assassino. Genocidio non necessario. Specie Krogan violenta, aggressiva, ma con eccezioni, degne di essere salvate. Genofagia modificata, protetto galassia. Dato a Krogan speranza di sopravvivenza. Tutti vincono. Bene per noi, bene per loro. Non hai mai considerato delle alternative? Centinaia, migliaia. Genofagia modificata ha offerto esito migliore. Stabilizzato popolazione. Evitato scandalo che avrebbe scatenato ira Krogan. Scongiurato potenziale genocidio. Guerra devastante. Soluzione migliore per galassia, Krogan inclusi. Immagino tu l'abbia raccontato a ben poche persone, Mordin. Grazie per avermelo detto. Volevo sapessi che sono pronto a tutto, se necessario. Devo riprendere lavoro. A presto. Magari durante prossima elaborazione e analisi tessuti. Ottima per tempo libero. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Messaggio in arrivo dall'ammiraglio Steven Hackett, QG dell'Alleanza. Comandante Shepard, ho bisogno di parlarle in privato riguardo a una questione delicata. La prendo nel mio alloggio.
Comandante, grazie per la disponibilità. Vengo subito al punto. Abbiamo un agente sotto copertura nello spazio Batarian. La dottoressa Amanda Kenson. La dottoressa sostiene di avere la prova di un'imminente invasione dei razziatori. Perché rivolgersi a me? Stamane ho saputo che è stata arrestata dai Batarian. La tengono in una prigione segreta con l'accusa di terrorismo. Deve introdursi nella prigione e salvarla. E come favore personale le chiedo di intervenire da sola. Cosa ci fa la dottoressa Kenson laggiù? Lavora sotto copertura, Shepard. Parliamo solo se strettamente necessario. Pare stesse indagando su un manufatto dei razziatori rinvenuto nel sistema. E che addirittura l'avesse trovato. Cos'altro sa dirmi su questo agente? Amanda è un'illustre scienziata e un agente dell'Alleanza nello spazio Batarian. È un incarico pericoloso, ma lei è una delle poche in grado di svolgerlo. La conosco da parecchio tempo, comandante. Non la lascerò marcire in un campo di tortura Batarian. Pensavo che l'Alleanza negasse la minaccia dei razziatori. Deve aver trovato una prova convincente. La Kenson ha rinvenuto un manufatto nello spazio Batarian. Crede sia un congegno dei razziatori, una prova che vogliano effettivamente invaderci. La conosco da molto tempo. Se dice di avere una prova, vale la pena controllare. I Batarian non vedranno di buon occhio l'irruzione dell'Alleanza in una delle loro prigioni segrete. Questa non è un'operazione dell'Alleanza. È solo una persona che cerca di salvare un'amica, tutto qui. Se fosse una missione ufficiale, i Batarian si infurierebbero. Mantenga il massimo riservo, Shepard, e non dovrà preoccuparsi di nulla. Ho un'ottima squadra a disposizione. Mi aiuterebbe di sicuro. La Kenson è mia amica. Se i Batarian vedessero una squadra di soldati armati, la ucciderebbero. La faccenda è seria, comandante. Agisca con discrezione o non agisca affatto. Me ne occuperò immediatamente. La prigione è nascosta sotto l'avamposto Batarian di Aratoth. Le invio subito le coordinate. Non appena l'avrà salvata, verifichi la sua scoperta. Ne riparleremo al suo ritorno. Ricevuto. Hackett, chiudo. Mi sento un po' fuori luogo. A bordo di una nave non c'è granché da rubare. Che c'è? Hanno perso i contatti con New Canton. Potrebbero essere i collettori. La tua famiglia se n'era già andata? Non lo so. Non abbiamo alcuna comunicazione. Sono certa che stanno bene. Vedrai. Tempo che non mangiavo qualcosa di così buono. Non pensavo che Rupert fosse così bravo. Shepard,
Mi trovo nella spiacevole condizione di doverti chiedere aiuto. Non mi piace parlare della mia vita privata, ma questo è importante. Miranda, fai parte del mio equipaggio. Dimmi cosa ti turba. Ricordi quando ti ho detto che mio padre voleva costruire una dinastia? In realtà ho chiesto la protezione di Cerberus per un altro motivo. Ho una sorella. Lui le sta ancora dando la caccia, anche se Cerberus la tiene al sicuro. Per ora. Ha una vita normale su Ilium, al sicuro e lontana da mio padre. Quindi pensi che tuo padre l'abbia rintracciata? Esatto, comandante. Secondo le mie fonti, lui sa che si trova su Ilium. Ho cercato di tenerla nascosta senza rovinarle la vita, ma ora non ho altra scelta. Lui è troppo vicino. Devo trasferire al più presto la famiglia di mia sorella. Cosa sai su tua sorella? È la mia sorella genetica. Siamo identiche. Ma lei merita una vita normale. E l'avrà, costi quel che costi. La famiglia di tua sorella sa qualcosa? Accetteranno di essere trasferiti? Non sanno niente. Sono completamente estranei alla vicenda. Normale. Ne ho parlato con Cerberus. Troveranno un motivo plausibile per spostare la famiglia. Cosa devo fare? Mio padre non si arrende mai. Vorrei andare su Ilium non appena Cerberus trasferirà mia sorella, per assicurarmi che i suoi agenti non la tocchino. Il mio contatto è una certa Lantea. Ci aspetterà nell'atrio vicino all'hangar d'attracco di Nos Astra. Se ne avremo il tempo, vorrei andare su Ilium per trasferire la famiglia di mia sorella. Ti farò sapere, Miranda. Certamente, comandante. Shepard, ti serve qualcosa? Hai un minuto? Può aspettare, sono nel bel mezzo di alcune calibrature. Ci vediamo, Garrus. Se hai bisogno di me... In qualche modo l'imprinting della tua vasca... Non riesco a pensare ad altro. Non sono un tecnico. Godi. Volevo solo controllare che fossi a tuo agio. La stiva è troppo scoperta. Non c'è abbastanza riparo. La corazza è limitata. Il signore della guerra, Grant, colpirebbe qui per disperdere i carichi pesanti. Poi si concentrerebbe sui motori. È ciò che l'imprinting della vasca mostra sulle navi umane. L'ho imparato nella vasca. Vecchie immagini appartenute a ricordi. È come in un libro per bambini. Ricorda questo, immagine dopo immagine. Non aiuta a trovare uno scopo. Che altre informazioni possiedi sugli umani? Meno di un dito di penetrazione per troncare la spina dorsale. Siete soffici. Salarian, Asari, tutti soffici. I Quarian non tanto. Per i Turian serve una lama, credo, ma non ne vedo il punto. Vedere il punto. Non importa. Qualcosa dovrà pur motivarti. Geneticamente sai quanto di più Krogan esista. Vedo la sofferenza, i morti, e penso, deboli. Dovrei essere forte. Le mie cellule derivano da migliaia di esseri più degni. I morti erano deboli. Se fossero stati forti, io non sarei stato necessario. Non so perché Okir abbia iniziato a educarmi. Quando ha attivato la vasca per la prima volta, ho urlato. Debole, pietoso. Dunque sei nato piccolo, ma sei diventato quello che sei. Non tutti ne hanno avuto l'opportunità. Sono stato creato per la forza. Non me la sono guadagnata. Semplicemente esisto. I morti erano abbastanza forti da tentare,
anche se hanno perso. Il Krogan perfetto. Ignoravo cosa fossi. Non c'è forza in questo. Studierò ancora cosa è successo ai Krogan. Cercherò un motivo per interessarmi. Qualcosa su di te che non so. Non ho niente da dire. Perché? Voglio conoscerti meglio e non me ne andrò. Sono qui per combattere per te, non per essere tua amica. Ma come vuoi. Qualcosa che non sai, eh? Il significato dei miei tatuaggi, ovviamente, o magari altre idiozie del genere. Ti interessano solo le cose che ti riguardano da vicino. Per me non è niente di nuovo. Sei una persona davvero difficile, Jack. Davvero? Non lo sapevo. Sai altre cose sensazionali di cui una stupida come me non potrebbe mai accorgersi? Sei un osso duro, ma non puoi avercela fatta da sola per tutti questi anni. All'inizio stavo con una certa Manara e il suo ragazzo. Sapevano come muoversi. Pensavo che mi avrebbero aiutata. Come no? Mi aiutarono a entrare nel loro letto. E dopo il nostro primo colpo serio, mi aiutarono ad alleggerirmi della mia quota. Sapevo come sarebbe finita. Quindi li feci fuori per prima. Da quella volta non ho più avuto amici. Forse erano solo egoisti. Non significa che volessero ucciderti. Io mi affido all'intuito. Non mi servono prove. Fu la cosa più giusta. Faccio sempre la cosa giusta quando la gente mi frega. Ti consiglio di tenerlo bene a mente. D'accordo. Parlami di quei tatuaggi. Alcuni sono per le prigioni in cui sono stata, altri per i lavori che ho fatto, quelli migliori. Altri ancora rappresentano cose che ho perso, cose che non riguardano te né nessun altro. E altri li ho fatti perché mi andava, capito? Sei molto brava a tenere lontane le persone. Sono stata con molta gente. No, niente fidanzati, sai questo che ti interessa. È una perdita di tempo e non funziona mai. Le persone intime hanno bisogno di un coltello più corto per farti fuori. Io preferisco stare sola e in vita, grazie tante. Forse in cuor tuo senti la mancanza di certe cose. Puoi psicanalizzarmi quanto vuoi, tanto la galassia girerà sempre allo stesso modo. Ne hai viste tante, quindi dovresti saperlo. Ora devo andare, ma non è finita qui. Aspetta, adesso è il mio turno. Una persona normale sarebbe già fuggita. Perché mi chiedi tutte queste cose? Che intenzioni hai, Shepard? Voglio solo conoscerti meglio. Sarà, ma alla fine cercherai di trarne un vantaggio personale. È sempre così. A dopo, Shepard.